Non lasciamo più niente al caso e ogni azione deve essere scelta. Non fatta con il programma, perché se continui a fare quello che hai fatto col tuo programma ti ritroverai magari un po' più vicino a che desideri, ma non l'arrivi. Lo vuoi o no quello che desideri? Sì. E allora, se la vuoi far diventare una scienza, come la matematica, per arrivare ad un numero che tu hai deciso, magari non puoi decidere la strada, quella potresti non prevederla. Tante cose a me sono diventate incredibili, ma chi l'avrebbe mai pensato che mi sarei trovato formatore? Ma quando mai? Fino al 2017. Magari aiutavo gli imprenditori, ma un'altra roba. Quindi non dare limite alla divina provvidenza, ma quella che noi definiamo fortuna è semplicemente l'incrocio tra la preparazione e l'audacia. I calciatori che sembra che non fanno niente, cioè quello ha toccato la palla, ha messa dentro la porta, mazza Ronaldo, però c'è un culo. Sì, sta sempre al posto giusto, al momento giusto, ma come fa? Sta sempre ovunque, è quello che corre più di tutti, è quello che si allena più di tutti. Così Messi e così tanti altri. Non è mai casuale il successo e questa ruota ti deve far capire dove tu sei carente. Sicuramente non puoi avere una ruota bella piena, ma almeno un'area di quelle dove ci sono i tuoi obiettivi deve essere buona. Questo è quello di cui parlavo poco fa. Spirituale, psicologica, emozionale e materiale. Noi siamo questo. Noi siamo una serie di elementi che non possono essere ignorati nell'uno e nell'altro. Come dice la medicina allopatica classica, no? Ti fa male il ginocchio, prenditi l'antidolorifico e hai risolto il problema. Non ha risolto niente. Non è la causa, quello è l'effetto. Stessa cosa, oggi rincorri il denaro, è un effetto. Che c'è? C'è qualcosa nella psiche che non va? C'è qualcosa a livello energetico? Io sono stato un bravo cadetto, un bravo alunno e lo sono ancora tutti i giorni di diverse personalità di spicco che esplorano il mondo più grande che abbiamo, che è quello dell'invisibile. Siamo abituati a vedere la materia, ma la materia è l'espressione, come dicono in Oriente, più bassa dell'energia, così come l'energia è l'espressione più alta della materia. Vi vorrei far vedere un video che anticipa appunto quello che noi stiamo iniziando a fare per la parte spirituale. L'essenziale è invisibile agli occhi. Quante volte ti sei chiesto il perché, la motivazione razionale per cui certe cose accadono e quante volte sei riuscito a trovare una risposta? Prima del mondo materiale, prima della psicologia, prima delle emozioni, c'è il nostro essere. L'invisibile, quello che l'uomo da migliaia di anni tenta di riconoscere e spiegare. Il senso della vita stessa. È necessario cominciare un viaggio per entrarci in contatto. Sei pronto ad abbandonare la razionalità, a lasciarti andare verso ciò che non vedi, a riconnetterti con ciò che ogni cellula del tuo corpo sente realmente. Apriamo la porta che dà sull'ignoto. L'energia, l'amore incondizionato, la fede, l'evoluzione ti attendono dall'altra parte. E questo nuovo inizio non è un caso. Lasciati accompagnare. Questa è la parte più importante di questi tre giorni. Sarà la parte più difficile per me, perché ho visto che molti di voi sono attaccati al denaro. Anche io amo il denaro e il denaro ama me. Ma il denaro è energia. Che cos'è il denaro? È energia. È qualcosa, qualcuno gli dà anche una matrice, come se avesse una personalità. Il denaro è cattivo, il denaro è del diavolo. Eh? Però di solito quando qualcuno ti dice che il denaro è del diavolo, ti dice dammelo a me. O no? Guarda tutti quelli che parlano male del denaro. Dicono, denaro non è cosa da gestire, né per te. Dallo a noi. Vero? Noi oggi gli faremo
Il denaro è una cosa importante perché? Perché è una nostra espressione, è una parte di noi, è energia. Invece ci hanno raccontato che il denaro è una cosa solo materiale e sporca. E tra tutti i personaggi che ho seguito nella mia follia, perché io non sono normale, non so se l'avete capito, e sono contento di non esserlo, mi vanto. Prima mi vergognavo, perché ero sempre quello che si faceva una domanda in più. Adesso mi vanto perché dico, ma io sono contento di non essere uguale alla media delle persone, perché io non sono mediocre. Io non voglio risultati mediocri. Io voglio essere Leonardo. Alcune cose le sbaglio più di un altro, alcune cose le faccio meglio di un altro, ma sono Leonardo. Non sono uguale a nessun altro. E me ne fotto di quello che fanno gli altri uomini e le altre donne. Io mi impegnerò ogni giorno ad essere una persona migliore. E questa persona che seguivo, gli ho detto, era il 2010, gli dissi, io sto a fare soldi, ma li vedo, vanno via, poi la vita è un casino, mi succedono delle cose. Nel 2009 ho avuto un altro trauma importante, un incidente, sono stato un po' di mesi in ospedale, situazione, le mie aziende stavano implodendo, una roba che faccio sempre asciutta, se no siamo 4 giorni. Ma lì, quando ho avuto paura di morire, non per causa mia, ho stretto il sederino. Ecco, quando noi stringiamo il sederino, che cosa facciamo? Non ce ne frega più niente di questo, della macchina. Ah, ho paura. E quando hai paura che fai? Guardi su, preghi. Qualcuno di voi ha mai pregato? Alzi la mano. Ok, perché dobbiamo pregare solo quando vanno male le cose?